son di moda ormai le corna, non son più una rarità, son cornuti in tutto il mondo, questa è pura verità. C'è chi dice io le porto, ma non so dir grazie a chi. C'è chi dice son contento se il progresso va così. Ci son corna alla moda francese, alla tedesca, all'inglese. Tutti dicono che portan fortuna. Son cornuti persin sulla luna. Tutto il mondo. Oggi, martedì 18 dicembre, all'imminente arrivo di un Natale, all'imminente arrivo di un bambino che sta nascendo in una mangiatoia a Betlemme. Oggi siamo ancora a San Donato, perché è un piccolo paese dove si lavora ancora, ma dove c'è ancora anche qua un po' di disoccupazione e tanta gente che ancora spera di trovare un posto di lavoro per un grande futuro. Oggi siamo davanti a un cinema, a una multisala che si chiama la Multisala Troisi. Vorrei ricordarvi ancora che noi dal Partito dell'Onestà che abbiamo dato a Bologna siamo andati con Futura e vorremmo veramente che questa Futura oggi potrebbe cambiare questo mondo. Questa politica sbagliata, questa politica dei redditi che non funziona, tante cose che non funzionano. Vorrei così teoricamente riproporre l'emergenza sanità, dove tecnicamente dovranno sparire le morti bianche e nere. La sanità deve essere un diritto e data a tutti. Due, agli immigrati, dare lavoro ma al loro paese. Quelli che sono ormai qua in Italia e sono brave persone, anche loro una strada per lavorare si può trovare. Tre, il lavoro si deve dare prima a tutti gli italiani e poi anche gli altri, perché bisogna lavorare tutti e mangiare tutti e continuare a vivere una grande vita felice, se è possibile, perché il mondo deve essere un mondo di dignità, di trasparenza, di umanità e di serietà e d'amore e felicità, perché in tanti paesi ancora oggi c'è guerra, fame e miseria. 4. Le tasse. Le tasse sì, si devono pagare, ma col prodotto interno lordo e con il margine operativo lordo. E quelle signore e quei signori politici che prendono 90.000 euro al mese, incominciare a fare dei conti, per cercare di non essere egoisti, avari, ma essere persone di dignità e di purità e di umanità civile. Vorrei dire ancora che l'assistenza dobbiamo darla a tutti, ma anche a chi ne ha veramente bisogno. Le case, consegnarle prima agli italiani e poi anche agli stranieri, la residenza,
ladri nessuno escluso, un libro da aprire, pensioni, bisogna fare una verifica generale del mondo. Non parlare di quelle persone che abbiamo buttato giù le case, abbiamo diviso e abbiamo fatto casino. Oggi vorrei ancora ricordare che queste persone devono imparare a rispettare, anche perché quei signori che Salvini ha fatto buttare giù le case era abbastanza fare un condono edilizio e anche loro potevano andare avanti e cercare di capire le cose, cercare di capire con la testa, ragionare, perché tutti noi abbiamo un cervello e il cervello non deve mica essere il proprio per mettersi in tasca denaro per loro, come hanno fatto i politici che si hanno fatto gli stipendi, si sono fatti i vitalizi d'oro, si sono fatti tante cose solo per loro e mai per un popolo civile. Abbiamo ancora tanti poveri da aiutare, tantissimi, 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 gente che ancora oggi va a raccogliere l'immondizia per mangiare, e questo si vede nelle città, nelle grandi paesi dove c'è gente e dove c'è miseria. Ancora oggi vediamo negli ospizi ospedali, vediamo gente che picchia queste persone e che li bastona, ancora oggi vediamo gli asili con queste maestre che picchiano. È da anni che si va avanti con le cose, oggi c'è un po' più di trasparenza e queste cose si vedono, anzi è giusto vederle. Dobbiamo andare a controllare sindaci, assessori, onorevoli, lo Stato in generale, dobbiamo rimettere a posto Amatrice, Arquata, Torchiera, dobbiamo mettere a posto tutti i paesi che sono stati terremotati. Abbiamo ancora tantissime cose da fare, dalle strade ai letta, ai marciapiedi, ai parchi, tantissime, tantissime cose da riproporre, da fare per il mondo intero. Dobbiamo rimettere a posto un controllo su questi presidenti statalisti che prendono uno Stato e stipendio altissimo. Dobbiamo controllare i posti di lavoro per dare sicurezza sui posti di lavoro e non fare gli aggiornamenti sulla carta per poi le regioni danno soldi ai padronati, mettendolo nel culo alla povera gente e agli operai, perché veramente quando si muore sul lavoro è una cosa veramente tragica, perché non si può morire di lavoro, questo lo dico e lo dirò sempre. Oggi come oggi bisogna cominciare a rifare i corsi sulla sicurezza, rimettere a posto gli estintori, rifare quello che c'è da fare, non come l'ho fatto alla ThyssenKrupp che gli estintori erano tutti vuoti. Oggi dobbiamo rimettere a posto anche le scuole generali, perché dobbiamo dare l'opportunità di studiare a tutti a qualsiasi età, non come mi ha risposto il signor Valerio Valentini, che aveva letto per conto del Presidente del Consiglio la mia lettera e di merito la sua richiesta di incontro devo pure purtroppo informarla che innumerevoli impegni istituzionali, politici ed elettorali limitano spazi a tempi da dedicare ai colloqui con i cittadini. Il Presidente ne è sinceramente rammaricato e confida nella sua comprensione con viva cordialità. Oggi come oggi vorrei dire allora cosa servono queste persone che portano a casa 22, 50, 60 mila euro al mese. Vorrei capire cosa servono se non aiutano mica il popolo e non fanno ritornare questa Italia in Serie A. Abbiamo tantissimi lavoratori disoccupati, abbiamo tanta gente che deve andare in pensione, abbiamo tante cose da fare, ma qui si cerca sempre di scampanellare e di fare passaparola e di fare scaricabarile. Cari personaggi politici della nostra grande Italia, dopo anni barbarici, illustre cose fatte a malo modo, sempre cercando inganni su inganni per truffare brave persone, ancora oggi mi sento il dovere di informarmi che dopo fatta la legge e fatto l'inganno dovrei anzi mandare anche questa lettera anche al quotidiano di Cremona e magari al giornale Libero, perché vorrei che la gente legga e sappia quello che voi siete capaci di fare. Dopo aver messo il registratore di cassa e aver scontrinato IVA su IVA, per noi illustri poveri impiegati che paghiamo e strapaghiamo tasse a non finire, perché c'è chi mangia la mortadella, chi mangia il prosciutto, il culattello o il fiocchetto. Abbiamo e siamo anche noi gente che piace bene, molto bene. Oggi vorrei dire anche a lei, carissimo Roberto, mi scusi se lei del tu, come disse oggi e tanti anni fa, che lei non aveva rubato nulla, ma mi ricordo anni fa che quando lei venne a inaugurare i nuovi impianti della ditta Arvedi e la ISP e la ASP, vorrei dire che insieme al Presidente e agli industriali, dove adesso ometto i nomi, perché non sarebbe logico mettere anche chi era presente, ma io vidi solo una cosa, che quel giorno lì nel grande buffet c'era ogni ben di Dio e tra questi c'era anche del buon vino. Non vorrei essere così sgradevole nei confronti di tantissime persone
ma vorrei far sapere al mondo intero cosa vuol dire politica, visto e rivisto che per me siamo tutti fratelli, con umiltà, generosità, fratellanza comune e non sempre con i soliti sottorifugi. Facciamo le leggi, tanto questo sono ignoranti, e noi mangiamo. Come vede, sto scrivendo come se io fossi un personaggio già grande, perché ho scritto noi mangiamo, ma non è così la storia, perché non è che noi mangiamo, sarà solamente detto come detto, voi mangiate, perché noi paghiamo. Ma ora sono stufo di compromettermi con persone retrograde e con persone che non sanno far bene e far del bene a noi, tutti fratelli e sorelle, amici. Ora elenco dei punti. Quando andiamo dal barbiere, andiamo dal meccanico, cerchiamo di ripristinare la casa con mezzi nostri, andiamo al bar, andiamo al cinema, andiamo al mare, andiamo in autostrada, andiamo per il mondo, eccetera. Quando noi paghiamo tutti questi scontrini, perché la gente deve pagare le tasse, ma tantissima gente non fa neanche gli scontrini, e forse fanno anche bene, perché non si può continuare a pagare tasse su tasse su tasse. E voi che continuate a crescere la luce, l'acqua e il gas, dalle sigarette agli alcolici, al cinema, a tutto il resto, che continuiamo a pagare come a grezzo. In Francia fanno manifestazioni, in Italia nulla. E poi oggi avete messo le macchine elettroniche per fatturare elettronicamente, avete ancora menato dal casino. E poi ancora continuate a incassare l'IVA, ma oggi vorrei cominciare ad avere dall'istituzione, per me e per tutta la gente che ha pagato questa IVA pagata, con questi scontrini e magari anche altro, perché io da quest'anno con Futura voglio veramente portare l'Italia al massimo del punteggio italiano. Per gli altri anni sono andati perduti, ma sono ancora nel mio baule e li sto bruciando. Ma vorrei che tantissime persone con tantissimi scontrini, perché in questi anni abbiamo sempre dato a voi, e voi a noi non avete dato mai nulla. Ancora oggi c'è gente che deve prendere 730 in recupero dei soldi del 2017. Ancora oggi c'è gente che deve fare il RET. Ancora oggi ci sono pensionati che state scalando le pensioni. Vergognatevi. Ancora oggi ci sono da valutare tante cose. Ebbene, sul cambiamento italiano e sul cambiamento industriale operistico le dico ancora una grande cosa. Oggi come oggi, se Futura partirà e avremo degli elettori e avremo tanta gente insieme a noi, questo mondo potrà cambiare veramente, perché in questi dati l'Italia ha fatto veramente schifo, ha rovinato l'Italia, abbiamo rovinato le centrali, abbiamo rovinato i lavoratori, abbiamo rovinato tanta gente, e qua non ci siamo, perché veramente tra aumenti, luce, acqua, gas, grezzo, tutto quello che c'è da fare, la gente non si può mica più andare avanti così, anche perché avete detto che calavate tutto e invece qua non avete calato nulla, carissimi personaggi. Telemedi Boulas, e do io la vecchia una chanson, dresse e un pensiero. Merci, mon pensier, c'est Italie qui respire. Perché eri sebili a porchiero. C'è Jens Smith, c'è Jenson con me, per il motivo a me prende. Por ploreschi stelle, por venischi boc, e l'eternel rom, estisi Italia, Italia. Ai ni pas le belle, te reparle, Italia, Italia. C'è te chanson, e le chantò pour tu. Un jardin d'Est de mer, paese comme no. Rite chanté et dansé, putré, que solé est ici. C'est Italie, qui parfume. Et par quoi étiré, comme la sang est plus fatigué, au chien de chien, parce que ici, Italie, Italie. Il partito politico Futura, presidente Giovanni Di Giuli. Ora come mai, più stanchi di prima, più imbranati, ma non civili, non tradizionalisti, persone che non penseranno mai a un futuro, ma con l'avarizia, la disonestà, con truppe legalizzate, ora altro, che dissero uomini la mia Italia, sì, la nostra Italia. Amore mio, come ti hanno ridotta, ma ecco che colui gridò,
Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro, nel sentimento che ci unisce intorno alle nostre famiglie. Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si arrende e soffre le preoccupazioni di chi possiede poco o niente. Io credo nella mia cultura e nella mia religione. Per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Io sento battere più forte il cuore di un'Italia sola, che oggi più serenamente si specchia in tutta la sua storia. E se oggi, stasera, sono ancora qua, è per dire al mondo è addio Italia, amore mio. Io non mi stancherò di dire al mondo è addio Italia, amore mio. Ricordo quando ero bambino, viaggiavo spesso con la fantasia, chiudevo gli occhi immaginando che stringevo questa grande Italia tra le mie braccia. Oggi, davanti alla lupa, dove un giorno Rovere e Remolo furono allattati proprio da un animale, una lupa, ma loro, dove, tu non potevi immaginare di ritornare, pur non avendo fatto niente. Ma chi si può paragonare a chi ha sofferto veramente? Ancora gridiamo perché non pace a questa nazione, perché stupri, guerre, omicidi, infanticidi. Ma ancora se oggi cominciassimo a pensare chi la fa se l'aspetti. Poi, sì, stasera sono qua è per dire al mondo e addio Italia, amore mio. Ma io credo ancora nel rispetto, nell'onestà di un ideale, nel sogno chiuso in un cassetto, in un paese più normale. Sì, stasera sono qua al mondo e addio Italia, amore mio. Ma ancora una volta qui a San Donato tento a ricordare quel dopo pauroso incidente dove il 28 giugno del 2007 persero la vita 4 guerrieri. Junior, Ade, Davide e Adam. Tra Cremonese e Piacentino, ma diversi ancora anni fa, tra le difficoltà e coloro che credevano politicamente di giocare, ma di giocare con il denaro degli altri. Questo è stato. Abbiamo il debito più alto di tutti gli altri Stati membri d'Europa. Come mai? Perché? Qua i conti non tornano mai. Poi la povertà. Gente che principalmente ha la povertà, ha la scarsità di svaghi e dà l'impossibilità di soddisfare tutti i propri capricci. Involontariamente però creava persone più forti. Oggi i giovani vengono spinti a crescere in fretta, troppo in fretta, ma si devono poi districare in una società eccessivamente rigida. Ebbene, tra pochi giorni l'avvento della nascita di un bambino in una stalla e bene in una mangiatoia dove coloro purtroppo credono sì oppure no a una vita migliore lassù, ad un'anima in Cristo risorto e ad una nascita di colui che poi verrà chiamato il Salvatore. Oggi con rammarico la gente non crede più in una vita felice, ma tante persone vedono ferro, denaro e sono egoiste, bugiarde, truffatori, truffatrici, ma nell'essere tra un Cristo risorto ed un Salvatore oggi tanta gente insieme a parroci, monsignori, studenti, ma tanti fanno la lotta contro politici che purtroppo per denaro non lavorano per un popolo, ma per loro ancora oggi si fa sciopero nelle scuole per non fare presepi, alberi di Natale. Ebbene, oggi senza le luminarie, senza presepi, che Natale potrebbe essere, ma chi lo sa. Inoltre un motivo che aggrava questa situazione è la carenza delle relazioni affettive in famiglia. Può essere che il padre, la madre siano impegnati nelle proprie professioni, non abbiano il tempo di dedicarsi ad una completa educazione dei figli, poi la scuola insegnante, religiosi, matematici, coloro che poi vediamo i conti pubblici sbagliati da coloro scienziati e ben poco capaci di fare matematica. Ecco i risultati.
Oggi Futura chiede a coloro che hanno sbagliato di pagare questo debito pubblico e di non prendere atto di altre persone, come sempre noi a pagare e a caricarci i vostri debiti, cari miei matematici. Professori, dovete andare a scuola, ma di quelle che insegnano, per non sbagliare più i conti, conteggi. Ora chi li pagherà? Perché noi non li pagheremo ancora. Noi, ebbene, non si può dire che noi continuiamo a pagare per voi, perché dobbiamo sempre noi essere a pagare i vostri debiti. In conclusione si può dire che orientarsi tra molteplici idee e suggerimenti che percorrono la contemporaneità e allo stesso tempo dare coerenza alla propria vita spesso si rivela un compito molto arduo che può causare nei giovani uno stato d'animo fragile e dubbioso. Vorrei così dire, benché indirizzato principalmente alle donne, questo discorso di colei che per anni fu la compagna di Voltaire può rivalersi utile per tutti grazie alle indicazioni di carattere pratico fornito accanto a un'analisi teorica che si caratterizza per il taglio realistico e fondamentalmente ottimistico. Si crede comunemente che sia difficile essere felici e ci sono molte ragioni per crederlo, ma sarebbe più facile esserlo se gli uomini facessero precedere le loro azioni dalla riflessione e da una progettualità. Ci si lascia troppo coinvolgere alle circostanze e ci si abbandona alla speranza di qualche cambiamento che non avverrà mai. Per essere felici dobbiamo sconfiggere i pregiudizi, essere virtuosi, stare bene in salute, avere dei desideri e delle passioni ed essere sensibili alle illusioni, perché da esse traiamo la maggior parte dei nostri piaceri. È infelice colui che la perde. Non dobbiamo allontanare con la ragione l'illusione, ma anzi ispessire quella vernice che essa posa sulla realtà. Occorre iniziare con dirsi molto seriamente e soprattutto convincersi che il sentimento che il nostro unico scopo della vita è quello di procurarci delle sensazioni e dei sentimenti piacevoli. I moralisti che raccomandano agli uomini di soffocare le passioni, di dominare i desideri per essere felici, non conoscono affatto il cammino della felicità. Si è felici soltanto quando i piaceri e le passioni sono soddisfatti. Le passioni però non sempre procurano la felicità e allora dobbiamo accontentarci dei piaceri. Qualcuno mi potrà dire che la passione rendono gli uomini più felici, che felici, ma io non ho la bilancia giusta per pesare in generale il bene e il male che esse procurano agli uomini. Ovviamente si conosce di più l'amore attraverso l'infelicità che procura, che è la felicità stessa misteriosa. Che diffonde nella vita degli uomini, nonostante l'infelicità che le passioni adducono gli esseri umani. Desiderano sempre provare, perché senza passioni non si possono soddisfare grandi piaceri e non varrebbe la pena di viverle se non si provassero dei sentimenti e delle sensazioni piacevoli. E più i sentimenti piacevoli sono forti, più si è felici. Dobbiamo augurarci di essere sempre sensibili alle passioni e lo ripeto ancora, non esiste nessuno che non voglia provarle, ma per avere delle passioni, per poterle soddisfare, si deve essere in buona salute e questo è il bene principale. Ora questo bene non è indipendente dal nostro. Io, come di solito si pensa, dobbiamo convincerci che se non si è in buona salute non si può essere veramente felici e perciò dobbiamo sopperaffrontare dei sacrifici per conservarcela senza troppo dolorarci. Un'altra fonte di felicità e non aver pregiudizi e di non averli dipende soltanto da noi. Chi ragiona secondo pregiudizi è come se esponesse soltanto di noi, chi ragiona secondo pregiudizi è come se esponesse un'opinione ricevuta, senza aver prima vagliato
se è giusto o no. L'errore non è mai un bene ed è sicuramente un gran male quando riguarda la nostra vita. Non dobbiamo tuttavia confondere i pregiudizi con le buone maniere. Le buone maniere variano secondo la condizione sociale, l'età e le circostanze. Chiunque però pretenda verso la felicità non dovrà mai rinunciarvi. Osservare le buone maniere è una virtù per essere felici. Si deve essere virtuosi, è indispensabile essere virtuosi, perché non si può essere viziosi e felici. Ho detto che non si può essere felici e viziosi, e la certezza di questo assioma è in fondo al cuore di ogni uomo. A differenza di altre concezioni che si limitano ad individuare la felicità nell'assenza del dolore, Madame de Chatet insiste sul carattere positivo della felicità. Scrive infatti: non varrebbe la pena di sopportare la vita se l'assenza del dolore fosse il nostro unico scopo. Il nulla sarebbe meglio, poiché sicuramente lo stato in cui si soffre meno. Occorre dunque cercare di essere felici. Io sostengo che per non essere felici si devono avere delle illusioni, e ciò non ha bisogno di alcuna prova. Ecco le grandi macchine della felicità, se posso esprimermi così, alle quali tuttavia se ne devono aggiungere delle altre. Si deve decidere bene ciò che si vuole essere e ciò che si vuol fare, ma questa chiarezza purtroppo manca in tantissimi uomini. Invece la condizione primaria per essere felici, senza chiarezza, si naviga in un mare di incertezze e si finisce con il distruggere al mattino ciò che si è fatto la sera, cioè si passa la vita a fare errori, a ripararli e a pentirsene. Ma il pentimento è proprio un sentimento inutile ed è anche uno dei più sgradevoli. Non possiamo sempre guardare indietro, dobbiamo invece allontanare il ricordo dei nostri errori. Inoltre vorrei così chiudere, visto che in questi anni abbiamo sempre tribolato e ancora in questi anni tanta gente si è incanalato denaro. Ogni età ha la felicità che la propria. Quella della maturità è la più difficile da provare. Cerchiamo tutti di star bene in salute, di non avere pregiudizi, di provare delle passioni e di ricavarne felicità, di sostituire le passioni con le inclinazioni di passione. Di conservare le nostre illusioni, di essere virtuosi, di non pentirci mai, di allontanare le idee tristi e di non permettere mai al nostro cuore di conservare una sola scintilla di piacere per qualcuno, il cui piacere diminuisce, che ha smesso di amarci. Dovremo pur lasciare un giorno questo amore, anche se non saremo già vecchi, e questo giorno sia quello di cui esso cessa di renderci felici. Ancora una cosa vorrei dire al gruppo, a tutte quelle persone che continuano a fare delle cose strane sui nostri siti, a quelle persone che vanno delle baccate, a quelle persone che parlano male. Io vorrei gentilmente riproporre a queste persone di comportarsi bene, anche perché qua non siamo dei burattinai, qua siamo della gente che sta andando per il mondo. E se noi riusciremo a cambiare il mondo, grazie a coloro che ci stanno seguendo e coloro che ci aiuteranno, forse questa Italia sarà in Serie A. Ma con la gente come voi, una parte di un gruppo, che non faccio nomi, anche perché ci stanno seguendo, non vorrei che ci prendessero per il culo, perché veramente ti giuri, oggi è buono, ma domani potrebbe essere peggio di quelli che hanno fatto scoppiare la guerra in Italia, coloro che hanno rovinato l'Italia, dall'est al sud, all'ovest e al nord, perché nel meridione c'è ancora gente che deve lavorare, e anche in Italia abbiamo una disoccupazione umana. Abbiamo veramente tante cose da fare e noi le vogliamo fare a dispetto di quelle persone che hanno rubato, tipo la Lega Lombarda, tipo colui che prende 22.000 euro al mese, tipo colui che incula le persone perché ancora oggi sta fregando i pensionati con le pensioni sociali. E queste cose gentilmente voglio che la gente lo sappiano e non me ne frega un cazzo, perché il partito politico Futura non è un ladro ed è gente perfetta, non vuole 22.000 euro al mese,
vuole solamente la paga di un onesto impiegato e non le 90.000 euro che si danno al signor Napoletano e a tutta quella gente che prende i vitalizi d'oro con la gente povera che abbiamo in Italia e ancora oggi c'è povertà e non c'è lavoro. Dunque che si vergognino. Ringrazio solamente forse il 5 Stelle che sta cercando di fare qualcosa per il Sud e invece qua in Italia ancora oggi si cerca di pregare gli italiani e questo mi dà fastidio perché invece di aiutare Est, Ovest, Sud e Nord si cerca di pregare le persone e questo mi dispiace veramente perché c'è tanta gente che deve lavorare e c'è tanta gente che deve produrre e invece anche con le pensioni si cerca di pregare. Grazie a tutti, Giovanni saluta tutto il gruppo di Futura e tutte quelle persone che mi stanno seguendo. Vogliono un saluto? Vogliono un tuo saluto? Saluta Manuel, Tommaso, Federico e tutti gli altri. Salutiamo tutti, Federico, Manuel, tutti quanti che mi stanno seguendo. Vorrei dire un'altra cosa, che andiamo in giro per il mondo per cercare di vendere le tessere. Abbiamo bisogno di denaro per comprare il camper. Abbiamo bisogno di tante cose. Anche Andrea, poverino. Salutiamo anche Andrea, salutiamo tutti, ma abbiamo bisogno di tante cose perché veramente dobbiamo anche trovare le persone che verranno con noi per candidare il sindaco di Cremona, anche perché qualcuno di noi dovrà aiutarmi per raccogliere le firme e per farla incominciare in questi giorni al cambiamento di uno dei nostri di futuro, anche perché qualcuno di voi deve entrare con me. Dobbiamo trovare le firme, trovare la gente che venga con noi per fare il nostro gruppo, per fare il sindaco di Cremona e per cambiare Cremona, per portare i cremonesi anche loro in una grande serie, in una grande cerchia di lavoro e di pulizia e di serie A. Ciao a tutti.